Siamo qui a intervistare a Villapini un'altra compagnia per il progetto Radar. Ci siamo io e Valeria di Altre Velocità, con me c'è Jacopo e Lorenzo. Loro sono qui in residenza in prova con il loro progetto, con il loro lavoro, con un titolo ancora provvisorio, mi dicevi, Lo Stradone. E prima volevo iniziare porgendovi una domanda su come vi siete conosciuti, come vi siete incontrati, e poi notavamo con Valeria anche nel corso del lavoro spesso vi scambiate quasi i ruoli, c'è un po' una continua, certo, autore, osmosi, regista, esatto. Allora, noi ci conosciamo nel 2015 a Ravenna, siamo entrambi di Ravenna e io ho da sempre lavorato un po' col Teatro delle Albe, che è una realtà teatrale importante del nostro territorio. A un certo punto, nel 2015, ho conosciuto appunto Jacopo, ci eravamo annusati prima, non avevamo mai avuto modo di, insomma, approfondire questa conoscenza. Lui aveva studiato a Milano, invece mi stavo laureando in giurisprudenza, e da lì nasce questa necessità, il tentativo di unire la sua dote di scrittura e il mio tentativo di portare in scena le sue parole. È stato un percorso che in questi anni ci ha portato a lavorare in maniera abbastanza variegata, nel senso che siamo partiti da un progetto in cui io ero in scena e lui semplicemente aveva appunto scritto il testo, per poi fare anche dei laboratori con altre realtà. Abbiamo lavorato con i detenuti in carcere, abbiamo fatto dei laboratori con altri ragazzi, quindi abbiamo tentato sempre di aprire i nostri progetti anche ad altre realtà, sempre del nostro territorio. E poi è arrivato il Bando Radar. Percorso, la genesi che ha avuto questo testo, dalla proposta che avete fatto per il progetto e poi varie ipotesi, vari stralci, varie cestinature che il testo ha avuto. Soprattutto cestinature. Dunque, il Bando Radar abbiamo cominciato a lavorarci da agosto dell'anno scorso e l'idea era quella di parlare del lavoro contemporaneo, dello sfruttamento sul lavoro, partendo da il magazzino di Piacenza di Amazon. Quindi abbiamo pensato che una possibile ipotesi di lavoro fosse quella di abbinare un racconto di questo sfruttamento, di questo lavoro veramente alienante all'interno dei magazzini e sulla strada come fattorino, con un viaggio compiuto lungo la Via Emilia. Poi fare un parallelismo con la Via Emilia di oggi, quindi una Via Emilia dei capannoni, del commercio, una via che ormai è diventata secondaria quasi, no, rispetto all'autostrada, e invece la Via Emilia degli anni 60, la Via Emilia del boom, la Via Emilia dell'Italia spensierata. Ci sarebbe piaciuto lavorare sul contrasto tra queste due Emilie, poi, come sempre in teatro, fare e disfare, e siamo arrivati adesso a un'altra, siamo arrivati, forse è prematuro, però insomma ci stiamo avvicinando a un altro tipo di forma, in cui l'Emilia è forse ancora più presente, ancora più intrinseca per il nostro progetto. A proposito del testo, c'è molto l'aspetto autobiografico di questo personaggio, Lorenzo, in scena, e soprattutto c'è questo doppio binario sul passaggio che fate tra il dentro e il fuori, esatto, tra le interruzioni che arrivano dal paesaggio, dalla Via Emilia, e invece una temperatura totalmente interna della propria psiche. E quindi come funzionano questi due, questo switchare? E qui parlavate anche di un utilizzo magari nel testo della poesia, che esatto, probabilmente può anche avere un ruolo di stemperamento, di decomprimere il ritmo. Guarda, dico una cosa, vai, dopo ti lascio andare. E, allora, il grande problema per noi ravennati è il fatto che stiamo parlando di una via che non percorriamo, è una via che non ci appartiene. Ravenna e Ferrara, come noto, sono le uniche due città che stanno fuori da questo largo decumano. Studiando la genesi della via, mi ha colpito il fatto che la via ha dato forma alla regione. Ad esempio, Franco Farinelli, un grande studioso di geografia, la chiama la metropoli della nostra regione, come se quasi fosse una città diffusa. Perché appunto, quando parlo di dare forma, significa proprio che la Via Emilia ha dato forma al territorio, non solo razionalizzando le distanze delle varie città, ma anche la forma stessa dei campi. Ecco, l'analogia di questo testo, di questa nuova forma del testo, è che la Via Emilia deve dare forma anche al flusso di coscienza del personaggio, e questa è, diciamo, l'attrito fra l'esterno e l'interno, sta qui, il trait d'union sta qui. Poi c'è tutta la questione autobiografica, che secondo me serve per ancorare in modo più sentito, in modo più sincero, un tema che altrimenti rischierebbe di non essere nostro veramente.
E qui lascio la parola a Lorenzo. E qui c'è stata appunto l'evoluzione di quel percorso che ci aveva fatto partire dalla rappresentazione di Amazon e tutto il resto, per poi andare in una direzione molto più vicina a me. Cioè, la domanda da cui siamo partiti è anche che cosa rappresenta per me e per Jacopo appunto la possibilità di questo bando radar, nel senso che veniamo da due percorsi che ci hanno portato al teatro in maniera sempre presente ma un po' inusuale. Io sono laureato in giurisprudenza e continuo a lavorare in tribunale, ma sento che nonostante il passare del tempo, la spinta verso il teatro, il fuoco verso il teatro, lungi dal diminuire, si è sempre fatta più prepotente. E allora ci siamo detti, perché la Via Emilia non potrebbe rappresentare una discesa in quella che è la mia, il mio lato inconscio, nel tentativo appunto di arrivare a quella che è la mia ambizione? Lo schermo ha immagini, al limite dell'immagine noti la mia bella faccia. Entrare nell'intrattenimento così da comparsa per non sentirsi troppo in colpa, in un piede dentro, un piede fuori, era solo una particina, cosa c'entro? Come se ci si dovesse discolpare di qualcosa, discolpare di che, discolpare di che, è sempre un lavoro, però un lavoro di merda, quella è la più grande produzione che uccide lo spettatore, e tu sei una piccola rotella che fa andare avanti il tutto, sei complice, ma se tutto andrebbe avanti anche senza di me, cosa vai a pensare? Quindi il flusso di coscienza che avete sentito, ancora una versione embrionale in questo senso, rappresenta proprio il tentativo di entrare sempre di più all'interno di quelli che sono i meccanismi che sto cercando in maniera peraltro faticosa, e anche però molto sentita e molto vissuta, di capire i motivi che mi hanno spinto a prendere determinate scelte nella vita piuttosto che altre. Trovo che questa scissione fra il sentito e quello che materialmente facciamo sia un dato veramente comune della nostra generazione, e soprattutto in quest'età, dai 25 ai 30, quando sono finiti gli albori dell'università e ci si trova a fare i conti con la vita vera. Dal fattorino di Amazon, quindi, si è passati ad un altro tipo di personaggio molto più vicino a me, che compie questo viaggio finalizzato ad un provino che lui sa accadere, che potrebbe essere una metafora del bando radar piuttosto di qualcos'altro ancora da pensare, e in questo viaggio che lui fa, da questa strada che paradossalmente per lui è anche in parte sconosciuta, cioè l'ha sempre sentita essendo viva nella regione ma non l'ha mai praticamente vissuta, riceve degli input, riceve degli stimoli che mastica nel suo inconscio e sputa fuori con il flusso di coscienza. Capiranno che non c'è materiale, c'è solo banalità. Quando sarò lì davanti, sotto gli occhi di tutti, mi capiranno. Sotto il lenzuolo non c'è un fantasma terribile, no? C'è soltanto carne, con tanta altra carne, in attesa del giudizio. Cosa ho fatto per meritare che mi si aprano le porte, che scuse invento, il cancello dorato del paradiso resta chiuso, è ovvio, dormirò lì sotto, Kafka davanti al tribunale, in attesa. Cercare di mettere in scena l'inconscio è dare una struttura registica che, secondo noi, ci permette di poter essere molto dinamici nello spaziare fra dato di realtà, dato di finzione e soprattutto dato di finzione ingenerato da quello che si vede nella realtà. La poesia com'è che entra in gioco? La poesia all'interno di questa struttura emerge sia per una ragione, potremmo dire, funzionale, cioè cosa c'è di più ordinato e cristallizzato della forma poetica, no? E quindi serviva per un motivo funzionale, cioè per decomprimere la temperatura del testo e il suo ritmo e per dare respiro al pubblico, chiaramente, e poi anche per una ragione, potremmo dire, intrinseca al lavoro, ovvero far parlare la Via Emilia attraverso i suoi autori. Da qui appunto l'idea di dialogare con autori della Via Emilia, diciamo, in una ideale discesa verso il mare. Potremmo pensare a Bertolucci, Delfini, Roversi, Moretti, Pagliarani. Nel testo parlavate di un'Emilia che di questi tempi ad oggi non sorprende, non si alza, e a un certo punto dite anche per bocca di Lorenzo forse non sono nato in un periodo... Non sono stato fatto per questi tempi, ecco, che è una citazione dei Beach Boys. Mi raccontate un po'. Allora, lì in quel stai citando una parte del testo che probabilmente, cioè, non si sa ancora se arriverà poi, se sopravviverà, però in quel momento lì la Via Emilia era un po' una metafora della mediocrità, no? È definita la via più dritta d'Italia, e effettivamente, se pensiamo a una retta di 200 e passa chilometri, non può che venire in mente una noia mortale. In realtà la Via Emilia sarà presente concretamente
sulla scena, perché l'idea è quella di percorrerla fisicamente e riprenderla in timelapse da Piacenza a Rimini. Quindi abbiamo preso sul serio la consegna del bando radar. E percorrendola questi giorni, una cosa che mi ha colpito è che si vive anche lì una sorta di dissidio fra questa via, che è una via antichissima. C'era qualcosa nel 200 a.C., noi percorriamo quella stessa via ancora oggi, però è una via bruttata da capannoni, da larghi spazi ormai del tutto abbandonati, e poi invece ha delle bellezze inaspettate, con una campagna che respira, frutteti, colline che vengono attraversate. Quindi c'è anche lì, potremmo dire, uno scontro fra quello che la Via Emilia era o voleva essere, cioè una delle vie più incredibili della storia, no, d'Europa, con da una parte l'Appennino e dall'altra questa sterminata pianura, e cosa invece è diventata adesso, ovvero una via ormai secondaria e appunto con una anima commerciale che poi ormai forse si è andata progressivamente perdendo. Cosa significa fare teatro oggi? Quali sono le possibilità del progetto Radar? Per me il teatro è... Parlo io per teatro, ma potrei parlare per quello che per altri rappresenta comunque una fortissima passione che si vorrebbe trasformare in lavoro, rappresenta la possibilità di allineamento, cioè di allineare le mie capacità, che sono, e quello che ho fatto, il mio vissuto, con quello che io sento. Nel momento in cui mi avvicino ed entro all'interno di un teatro, sento che questo equilibrio si ritrova, sento che c'è questo allineamento anche fra la parte conscia e la parte inconscia, per tornare sempre a quel discorso. Ed è proprio questo l'obiettivo del lavoro, ed è questo il parallelismo forse più forte. Poi fare teatro oggi probabilmente è anche una grande scelta di coraggio, nel senso che si tratta di veramente decidere di seguire la spinta e tuffarsi. Io quando penso al teatro penso al tuffo più pericoloso e più in alto, e con la consapevolezza che nella vita, se il teatro se ne andasse per me, potrò sempre rimanere con gli occhi al cielo a vedere che c'è un trampolino posto più in alto. Quando penso a cosa significa fare teatro oggi, mi sento un po' come quando studiavo filosofia e la gente, gli amici mi chiedevano: ma perché hai fatto questa scelta? Cioè, cosa avevi in testa? E ogni volta era una sorta di giustifica imbarazzata. Lo facevo perché avevo una grande passione, però ho come l'impressione che oggi la passione sia un po' vista con sospetto e con imbarazzo da parte di chi ce l'ha. Mi vengono in mente personaggi letterari, cioè mi viene in mente Christian Buddenbrook, che vorrebbe essere artista ma dentro è un borghese, mi viene in mente Madame Bovary, che vorrebbe vivere in un romanzo ma si trova a scontrarsi con la realtà bigotta e becera, no, della Bretagna. E credo forse che la grande possibilità che dà, appunto, che mi dà Radar, che ci dà Radar, quella appunto di provare in uno spazio dove si può staccare dalla quotidianità, dove si può veramente pensare solo a quello, quasi, no, isolandosi dal mondo, sia uno strumento per superare questo imbarazzo, cioè per dire: finalmente questo è quello che faccio e basta. Sì, anche perché l'alternativa è... Io paradossalmente nell'altra vita, che condivo quotidianamente, vado tutti i giorni in tribunale, e il tribunale è un luogo in cui il teatro paradossalmente ha una sua presenza. È forse la professione in cui il teatro viene fuori nella maniera più potente. Io mi rendo conto come a volte in delle udienze, ascoltando e confrontandomi con gli altri, io vada proprio a cercare alcuni frammenti, alcune immagini che mi rimandano a quella cosa lì, proprio per fare capire quanto è dentro questa componente. E penso che in questo il teatro è profondamente connesso alla realtà, perché è forse l'arte più adatta per spalmarsi veramente nella vita del quotidiano, nella vita anche del lavoro e anche negli aspetti che più si allontanano da esso. Quindi vivere la realtà per me è imprescindibile per poter fare teatro.